16ª tappa Veneto di Miss Reginetta d'Italia e Miss Reginetta Over 2021. Questa fantastica location, che è i Castelli di Giulia e Rometto, andrà ad accogliere le nostre fantastiche Miss. Io direi che le potremmo anche far scendere piano piano da questa... Io direi di iniziare a questo punto con la sfilata, visto che sono tantissime, e direi di partire con la categoria Miss.
Thank you.
amici di Ferro Team, la serata si è ufficialmente conclusa. Siamo qui con la prima classificata delle nostre Miss Over Lady. Esatto, ho detto corretto, che io mi confondo sempre con tutte queste categorie. Senior, ecco, vedete? Vedete, io mi confondo perché io li do sempre delle junior e lady, ma le senior non le capisco tra di loro, è inutile. Bene, una rapida presentazione al nostro pubblico e partiamo con le domande. Benissimo, io sono Michela Trevisan, abito a Vicenza e ho 55 anni oggi. E quindi molti auguri, grazie, complimenti, grazie. Anche perché compleanno e corona ti hanno fatto un regalo. Quindi un super regalone. Ma direi. Veramente, sono contentissima. Un po' ventoso però stasera, un po' ventoso ma ce l'avete fatta. Voi non le vedevate ma c'è la gradinata là. Prima stavano volando via, c'erano miss da tutte le parti che volavano. Ti sei divertita questa sera? Sei soddisfatta? Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, tutte bellissime donne e è stata una sorpresa. Beh, una grandissima sorpresa, però noi sappiamo che comunque come tutti voi ci vedete probabilmente a pomeriggio, la mattina, la sera. È tardissimo quando noi finiamo questi concorsi, quindi io perché faccio le interviste sempre molto veloci? Perché le nostre miss devono anche tornare a casa, quindi ti saluto, ti do un bacio, ancora complimenti, ancora tantissimi auguri e ci vediamo alla finale. Certamente, ciao. Grazie a tutti. E siamo qui con la prima classificata di questa sera, Miss Reginetta. Io e te abbiamo voluto intervistarla insieme perché era d'obbligo. Siamo qui con Laura. Complimenti. Io sono stanca di vedere tutte le sere. Voglio le ferie. Me le dai? Va bene, grazie. Bene, dai. Sei contenta di aver vinto qua questa sera? Non te l'aspettavi? Perché abbiamo visto che era lì e ha detto, vabbè, ormai le hanno chiamate tutte. Figurati se chiamano, ma la chiamano. Esatto. Stupenda, ma anche perché comunque tu hai iniziato veramente da pochissimo, ma le stai stracciando tutte, le stai stracciando. Ragazza mia, aiuto, io avrei il terrore di concorrere contro di te. No, dai. Contenta della vittoria? Sì, moltissimo, non me l'aspettavo, infatti. Wow. Come ti sei trovata con questo concorso? Molto bene, è organizzato molto bene, anche con le ragazze, abbiamo fatto anche un bel gruppo. Niente, è stato molto, molto bello, organizzato bene. Poi vabbè, anche la location, i castelli di Giulietta e Romeo sono veramente meravigliosi. Peccato questa brezza, un po' bora di Trieste, però stavate volando via lassù. Sì, veramente. Loro stavano letteralmente volando, però tutto il resto è stato bellissimo. Assolutamente. Bene tesoro, ancora complimenti. Grazie. D'oro vestita, corona dorata, sei proprio... Ti sei vista già da prima classificata? Ti ho detto, io mi vesto di oro così mi ha fatta buona e hai fatto bene, complimenti. Bene tesoro, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Domani però mi prendo le ferie, te lo dico, quindi ci vediamo martedì. Ok. Va bene, a martedì con la Laura. Martedì. Perfetto, ciao amici. Ciao. Siamo qui con un'altra splendida miss. Lei potrebbe sembrare una miss, però diciamo che d'età ci sei molto molto vicina, sei sforata veramente di pochissimo. Perché lei è una Miss Over Junior, quindi la categoria piccoline patatine delle Miss Over, che appunto è quasi confondibile con le Miss, infatti io mi confondo sempre. È la formazione professionale, però adesso devi presentarti al nostro pubblico. Bene, grazie, innanzitutto ti ringrazio perché sei sempre gentilissima. Io sono Irina e vengo da Vicenza. E questa sera sono davvero emozionata perché non me lo aspettavo. Ma infatti questa sera era davvero tosta perché eravate 48. Quasi 50. Quasi 50 ragazze. Cioè ragazzi, eravamo veramente tantissime anche perché è l'ultima tappa prima della finale. Quindi c'è stato il boom di iscrizioni, letteralmente. Eppure hai primeggiato su tutte. Sarai contenta. Contentissima, ringrazio la giuria e tutti voi davvero. Ma figurati. Bene, allora adesso però bisogna salutare questi da location che sono i castelli di Giulietta e Romeo qua a Montecchio. E ci vediamo alla finalissima. Grazie, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Bene, siamo qui anche con la prima classificata di Miss Over Lady, che adesso si presenterà per noi al nostro pubblico. Ciao, io mi chiamo Ilaria, 100 anni, e ho 43 anni, sono un'insegnante e abito a Treviso. Ma complimenti, allora mamma mia, volevo averle io queste insegnanti quando andavo a scuola. Io avevo le classiche vecchiette, quelle proprio cattive. No, oggi insegnanti moderne. Quelle lì che proprio esiste, quelle tipiche insegnanti che ragazzi, terrore, incubo nero. Io non ho mai avuto insegnanti così, ma poi tra l'altro anche belle. Grazie. Perché...
come se sei anche andata bene, perché eravamo tutte femmine, perché studiavamo tutte moda, quindi non c'erano maschi, sei andata comoda comoda, tutto nel settore. Bene tesoro, sei contenta di questa serata? Te l'aspettavi? No, assolutamente non me l'aspettavo, perché è la prima volta che partecipo. Infatti, ma questo concorso a tutto in generale? Sì. No, quando ero molto giovane ho partecipato a Miss Italia, però poi non ho ovviamente non ho fatto più niente e ho deciso proprio in questa settimana di mettermi in gioco. Hai fatto bene, tra l'altro è una location stupenda. Infatti poi ho visto il posto e ho detto devo andarci assolutamente. E beh, anche perché con questo abito, con un po' di strascico sulla gradinata, ho detto devo sentirmi un attimo Giulietta, che magari trova anche il Romeo. Quindi ho detto ci buttiamo e hai fatto bene. Hai fatto bene ragazza, perché ce l'hai fatta. Complimenti. Sono contentissima. Veramente complimenti. Grazie. Adesso però diamo la buonanotte, vado a prelevarsi i tacchi, perché comunque è arrivata una certa ora, quindi devo arrivare anch'io. Leviamo anche Teo dalla borsa. Amore. Ci usciamo tutti dal nostro decoro lavorativo, sfasciamoci e andiamo tutti a casa. Amici di Farro Team, io e la nostra splendida Miss Overlady, vi diamo la buonanotte e alla prossima. Ciao! Buonanotte!